7 anni alla Aprica, un anno a Bormio, una stella Michelin. Beh, per un napoletano stare in Valtellina, che... cos'è questa esperienza? Cosa ti dà? È la domanda che mi fanno quasi tutti i clienti: cosa ci fa un napoletano qui in Valtellina? No, io in Valtellina ho trovato comunque una buona stabilità, nel senso che mi ha dato tanto, anzi ringrazio la Valtellina, e niente, mi ha dato un po' di la possibilità di prendere anche in gestione questo ristorante, quindi sono molto contento di questo. Beh, nella tua proposta, nel menù di tutti i giorni, c'è questa forte commistione tra richiami partenopei e richiami della valle. Eh sì, è chiaro. Le origini non si dimenticano mai, quindi c'è una fusione di prodotti della Valtellina, prodotti campani, ma anche prodotti comunque che ci offre tutta l'Italia, io dico. Ecco, quanto conta allora, secondo te, l'origine dei prodotti? Tanto, per me è tanto. La qualità e l'origine del prodotto è la base della cucina, secondo me. Ecco, tu nella tua proposta del menù hai dei piatti di pesce. Sì. Elaborati in qualche modo, camuffati quasi dall'essere valtellinesi, ma sì, comunque sono pesci mediterranei. Dove ti approvvigioni per questo, per esempio? Vabbè, adesso non ci sono più limiti, nel senso che la merce ti arriva fresca ogni giorno, quindi senza problema. Sicuramente dal mercato di Milano prendiamo il pesce, quindi abbiamo la qualità e la freschezza quasi tutti i giorni se c'è bisogno. Ecco, e con i produttori locali invece com'è il rapporto? È abbastanza bene, noi ci forniamo di qua, stesso da Bormio, di tanti prodotti, cominciando dai formaggi, dal latte o magari le carni stesso del territorio. Ecco, se tu oggi dovessi identificare 3 piatti che ritieni che siano un po' il tuo simbolo? Allora, sicuramente un ricordo della mia infanzia è l'esplosione di ragù partenopeo, quindi è uno dei primi. E poi questo pizzoccolo sferico che è stato inventato, diciamo, per gioco, che non è altro che una sorta di arancino, ma all'interno c'è il pizzoccolo, quindi abbiamo lasciato i sapori del vero pizzoccolo senza toccare nulla, però in forma di arancino. E poi un terzo piatto, ritorniamo sempre a Napoli, che è la zuppa di pastiera, che è un altro ricordo mio dell'infanzia, diciamo. Beh, questo è, credo, uno dei piatti, sì, che, come dire, sono i primi posti nei dolci italiani. Quindi sì, sì, l'abbiamo soltanto un po' modificato come struttura, ma i sapori sono sempre quelli. Cioè, cerchiamo sempre di rimanere i sapori della tradizione. E i dolci invece della valle che proponi? La valle abbiamo adesso un rocher di miele e cioccolato, che comunque abbiamo voluto dare un po' di, come posso dire, abbiamo usato un prodotto tipico, uno dei migliori che sta in Valtellina, che è la mela, quindi abbiamo fatto questo rocher che è la forma del classico rocher, soltanto che all'interno abbiamo fatto 2 mezze sfere, uno con la mela verde, un gelato alla mela verde, e un'altra mezza sfera con un cremoso al cioccolato e poi ricoperto di nocciola soffiata.